signori, l'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno, il maestro Ezio Bosso, sono pronti ad accompagnarci in questo viaggio verso l'infinito. Caserta vuol dire prima di tutto tornare in un posto meraviglioso, un posto come sono entrato, mi ha detto maestro, un posto senza tempo. La bellezza non ha un tempo, la bellezza diventa il tempo di oggi, anche se è stata fatta ieri, diventa il tempo di domani. E la musica è anche questo, non è una musica del passato, è una musica che è sempre del presente. E come sempre è un viaggio. Un viaggio che fa il tempo, che fa i luoghi, nel nostro caso il nostro concerto è proprio un viaggio che parte dalla Mitteleuropa e arriva in America si sfoga e poi forse torna indietro alle origini. I programmi, a parte che io i programmi li scelgo insieme ai miei compagni di viaggio, l'orchestra aveva piacere a lavorare ancora insieme a Dvořák, questa sinfonia che a me appartiene molto perché è parte della mia vita, è importante, il maestro Marzullo aveva voglia di costruire una cosa che andasse
e io mi occupo poi della narrazione, di associare le danze ungheresi di Brahms per farle diventare, per farci ballare, che poi anche questo, muoversi, anche la musica è nata dalla danza, dal ballare, e quindi arriviamo poi al Bolero. Bolero di Ravel, che è di fatto una non danza, lui non la diede mai per ballare, ma che racconta degli uomini che lavorano, che cambiano, e che ebbe successo in quelle Americhe da cui arriva la Sinfonia del Nuovo Mondo. Noi ci occupiamo di raccontare una storia senza raccontare la fine della storia. Io penso che dobbiamo accostarci tutti, il problema non sono i giovani, anzi i giovani siamo, non li guardiamo, forse non ci accorgiamo, i miei concerti è pieno di ragazzi, di persone più giovani, ma siamo noi che dobbiamo riaccostarci, non c'è un'età, i giovani non deve essere mai una scusa, i giovani sono persone che convivono, fanno parte della nostra società. Se cominciassimo a ragionare insieme ai giovani, con le esperienze dei più anziani, con i sogni dei più piccoli, ecco che saremo una società migliore. La musica serve a incollarci tutti e a farci togliere un'età. Io da un po' di tempo mi rendo conto che il nostro mestiere è incredibile, perché siamo sempre piccoli, dobbiamo sempre imparare, sempre crescere, e questo continuare a crescere, no? Questa orchestra meravigliosa, in questi giorni proprio siamo guardati, siamo cresciuti come dei bambini che crescono, e crescere vuol dire non invecchiare, possono passare gli anni e non invecchia, e difatti è una terapia anche a quello, continui a fare musica anche a 90 anni o anche con gli acciacchi. La musica è una fortuna, perché porta noi con le mani e le persone con le orecchie a visitare posti meravigliosi. Io non so più dirti quanta meraviglia ho trovato e quanta fortuna ho. Per me suonare, dirigere, fare la musica è una responsabilità che non dipende dal posto, non c'è un posto dove la fai più importante. La musica è importante anche quando la faccio a casa da solo. Metto lo stesso impegno, la stessa energia, con l'orchestra ci divertiamo perché vedono che non cambio dal concerto, sono uguale, la mia energia è la stessa, la fortuna è quella di condividere anche dei posti meravigliosi, e lo fa la musica. E allora questa canta dedicata a un amico scomparso, la danza ungherese numero 5 di Johannes Brahms.